Io non so se è un segnale, ma alle 19:26 abbiamo il nostro ospite. Io sono molto contento perché qui è di casa, sono enormemente felice di avere qui con me, anche se non diciamo fisicamente, ma telefonicamente, ma il piacere è lo stesso. Sto parlando di Leonardo Ciccarelli, Teleclub Italia. Ciao Leo! Ciao Raffaele, sono tutti i radioascoltatori, bella 19:26, sto vedendo anche io, dai, voglio condividere questa curiosa data. Guarda, neanche se volevamo programmarlo usciva davvero. Quindi è uscita proprio spontanea ed è meglio così. A proposito di 19 e 26, che ha a che fare chiaramente con il nostro amato Napoli, avrai sicuramente seguito il sorteggione, ecco, diciamo, con il Nizza. È la squadra che volevi o volentieri ne avresti fatto a meno e scelta di conseguenza un'altra squadra? Comunque una squadra importante che ha dimostrato di essere pericolosa nel corso dello scorso campionato francese. Io avrei preferito lo Young Boys perché penso che era la squadra più scarsa dell'otto, anche se è brutto dire questa parola, però era la squadra più scarsa dell'otto secondo me, con solo Ngogou, il portiere, come giocatore di rilievo, secondo me potrà avere un buon futuro perché è un ottimo portiere. C'era anche quando lo affrontammo in Europa League, quello che era giovanissimo, pure è migliorato molto, anche se in Europa League mostrò comunque buone cose. Per me era quella la squadra da prendere, speravo in quella, speravo al massimo nell'Ottawa, perché poi l'Istanbul Başakşehir era pericolosa più per un punto di vista climatico, nemmeno tanto di tifo, perché è una squadra giovanissima, se non sbaglio ha 5-6 anni di vita, però di clima letteralmente, nel senso che andare ad Istanbul il 15-16 agosto, comunque il 22, era un pericolo, perché penso sfiori i 50 gradi, Mamma con mia. Caserta che è arrivata a 52. Mamma mia. Penso che l'Inter sia una buona squadra. Io ritengo Lucien Favre uno dei migliori allenatori, forse più sottovalutati nel panorama calcistico europeo. Ti spiego meglio. Sì. Favre è stato uno dei pochi a vincere il campionato svizzero con una squadra che non è del Basilea, parliamo dello Zurigo, se non sbaglio dello Zurigo di Gökhan Iller, proprio è stato un allenatore in grado di prendere il Borussia Mönchengladbach dalla zona retrocessione e l'ha portato in Europa League in 2 anni. Dalla zona retrocessione è preso veramente con i piedi, perché era spacciato e l'ha salvato e l'ha portato in Europa League. Ha preso il Nizza, che è una squadra scarsa secondo me. Io non ritengo essere il Nizza sulla carta una squadra forte. Perde anche D'Albert, che è forse il suo miglior giocatore. Ne ha qualcuno interessante, ma comunque se il fatto che Danche, l'ex difensore centrale del Bayern Monaco, sia il giocatore più pericoloso della difesa, la dice lunga secondo me. Quindi io penso che Pericoloso sia sotto ogni pericoloso punto di solo. vista. Sì, esatto. Penso che il Nizza è pericoloso solo per l'organizzazione tattica del suo allenatore, che è un maestro secondo me, qua al pari di Maurizio Sarri. Non vedo perché Favre debba essere ritenuto inferiore a Sarri, sinceramente. Lo vedrete, chi non ha avuto la possibilità di vedere il Nizza quest'anno, come il gioco di Favre sia simile a quello di Maurizio Sarri, un gioco che unisce il calcio spagnolo e il calcio tedesco. Non a caso lui essendo svizzero è abituato a trovare la soluzione del mezzo, diciamo, e non è un caso che lui ha vinto in Svizzera, ha fatto benissimo in Germania, lui ha lanciato Royce tra l'altro, quindi è uno che ci sa fare e ha fatto straordinariamente bene in Champions League. Penso sia la prima partecipazione in Champions del Nizza, comunque una delle prime, è stato che non si è messa una squadra di grande tradizione, ha diciamo rinsavito Balotelli in un certo senso, ha avuto anche Balotelli i suoi problemi a livello psicologico anche quest'anno, però non è mai stato un giocatore costante. È stato un buon giocatore invece lo scorso anno, secondo me ha fatto bene, forse avrebbe meritato addirittura la convocazione nazionale, io non l'avrei convocato ugualmente perché niente, è un speciale, però comunque ha fatto bene. Un anno regolare di Balotelli non è già un grande risultato, quindi è pericoloso più per la sagacia tattica del suo allenatore che per la squadra in sé, che ripeto essere davvero una squadretta per quanto mi riguarda a parere personale. Il primo Beh, punto più certo. l'Hoffenheim, perché ritengo essere
essere Nagelsmann il miglior allenatore del mondo, tra i migliori in generale. Il suo calcio è stato spettacolare, è un calcio scientifico, un calcio straordinario, e penso che Nagelsmann sia destinato alle più grandi panchine del mondo, senza un di fabbrica, diciamo, come lo stanno dicendo. Nagelsmann è un ragazzo, se non sbaglio, dell'83, che ha straordinariamente conquistato la prima Champions League con l'Hoffenheim, quindi veramente straordinario. Sono dispiaciuto per il Nizza, giusto perché è la seconda più forte dell'otto, però comunque dovete, qualunque squadra che fanno dovevamo passare. Il Nizza è molto più, sono d'accordo, della, sono della d'accordo, che trovavamo qualche anno fa, quindi è molta fiducia per questo Champions League. Beh, fiducia che ci deve essere. Beh, da quel preliminare nefasto con Benitez e con l'Atletico versione mattatore, beh, insomma, sono cambiate diverse cose, fra cui la squadra, oltre che chiaramente lo stesso allenatore. Continuando su questo binomio Costa Azzurra e Napoli, ti chiedo, ma tu ti aspetti una partita comunque bella da vedere, spettacolare, o anche complice, come si suol dire, sempre il caldo, un po' di tatticismo, la paura magari della posta in palio può condizionare questa doppia sfida? No, questo non penso. Il Nizza comincia il campionato stasera, comincerà la Ligue 1 con il Monaco campione in carica, che scenderà in campo con Mbappé ancora per il momento. Mister 180! Esatto. Mamma mia. Chissà se andrà via quest'anno, andrà via nei prossimi anni. Comunque questa sera comincia già la Ligue 1, domani scende in campo e inizia, se non ricordo male, comunque o domani o domenica. Mm. Non penso che il caldo potrà influire soprattutto su di loro più che su di noi. Penso che vedremo una bella partita, perché entrambi gli allenatori hanno delle peculiarità che li accomunano: la posizione dal basso, il gioco tra le linee, il pressing frenato, l'armonia dei giocatori in mezzo al campo. Quindi penso che la partita sarà bellissima in senso nell'altro. Certo, vedremo il solito errorino da inizio campionato che avremo noi, verranno loro. Purtroppo è il problema di tutte le squadre di calcio che si apprestano a cominciare una stagione. Però mi aspetto comunque una bella partita e speriamo che ci divertiamo noi, diciamo. Beh, insomma, l'importante è che appunto ci divertiamo noi e che non si divertano i francesi, ecco, insomma, ne faremmo volentieri a meno. Leo, tu sei stato anche a Di Maro, anche, ricordami, tu per una settimana, se non ricordo male, vero? Sì, i primi 10 giorni. Ok, perfetto. Ti chiedo, che hai notato spesso, sai, le lamentele su Sarri sono state tante. Ecco, ti chiedo se c'è stato qualcosa in particolare che hai notato, che ti è piaciuto di più. Ecco, le lamentele chiaramente legato sempre alle solite cose riguardo moduli, giocatori, eccetera eccetera. Ecco, c'è qualcosa che meritava più del dovuto in ritiro? Ma tu dici di quello che avrebbe dovuto fare, secondo me, o quello che ha fatto? No, ma in realtà entrambe, ecco, insomma, quello che ti ha colpito a prescindere, dai. No, non ha colpito niente, si è fatto particolarmente. Questo è stato il mio terzo ritiro e il terzo ritiro con Maurizio Sarri. Purtroppo non ho avuto l'occasione di fare l'ultimo ritiro di Benitez, che io vado con un Telegram Vitale accreditato, e Club Napoli ha fatto, ci apprestiamo alla quinta stagione, quindi sono state fatte le 4 stagioni. Il primo anno io resta in studio perché facciamo la transizione sia in studio che a Di Maro. Poi negli ultimi 3 anni invece abbiamo trasportato tutta la regia mobile direttamente in Trentino e sono andato io sopra. E i ritiri di Italia li ho visti sempre tutti quanti tale e quale. Il primo ritiro fu particolare, più altro, più quello mi ha impressionato, non solo perché fu il mio primo ritiro da giornalista, ma perché vedemmo lavoro straordinario, in particolare il povero Calino Culipoli, che si pigliava le calzettoni incredibili perché non riusciva a muoversi, come diceva Maurizio Sarri. A me sembrava un po' eccessivo all'epoca perché non conoscevamo questo tecnico, anzi c'erano con noi anche degli allenatori, anche di livello in realtà, che non erano rimasti particolarmente impressionati dal lavoro di Maurizio Sarri. Dicevano che facevano un calcio, un tipo di ritiro un po' antico. Fortunatamente questo tipo di ritiro un po' antico, tutto sulla difesa eccetera eccetera, ha creato questa macchina perfetta che oggi si chiama SSC Napoli. Però sia l'anno scorso sia quest'anno non ha fatto particolari innovazioni dal punto di vista tattico. Per me doveva lavorare di più, se
tutti i calciatori, l'abbiamo visto anche nel nostro ritiro di amichevoli, siamo certo, di certo, certo. Con l'Audicup, con la partita col Cagliari, col Chievo, eccetera eccetera. I calciatori abbiamo continuamente sofferto, questo non va assolutamente bene, perché se soffriamo in estate come abbiamo sofferto in inverno, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Peso al calcio estivo, perché vedo gli stessi errori, una domanda me la faccio. Certo. Non vedo le cose che vediamo per l'anno scorso, per esempio, non ho visto quella brillantezza dal punto di vista offensivo che vedevo l'anno scorso, questa è irrilevante, perché sono sicuro che se non è agosto, ma sarà a metà settembre, dopo la pausa, saranno tutti quanti perfetti come l'anno scorso, e di questo non ho il minimo dubbio. Però prendo gli stessi gol che prendevo in campionato, non mi piace. Questo mi avrei lavorato un po' di più. Ma dici non c'entra niente, magari la marcatura zona uomo è rilevante, insomma, magari si può lavorare in toto. Secondo me è rilevante. Secondo me è rilevante perché è un tipo di marcatura che fa la differenza. Se io gioco a uomo o giugni, se ho la marcatura zona, prendo la zona, ti faccio pensare. Io sono assolutamente contrario alla marcatura a zona. Io sono pulita la marcatura uomo sui calci piazzati, poi sul gioco di movimento sì, sono d'accordo con Carri. Anzi, la zona pura che fa al Cesare mi piace tantissimo, che è una zona pura che non si vedeva per esempio di Lidl, ma che è stato l'unico comunque che ha vinto questa zona pura, perché anche la marcatura di Tacchi non era una zona pura come questa qua di Lidl, ma questa qua di Tarri era una marcatura zona abbastanza mista, diciamo, era una zona ottima, però era comunque una zona mista, anche perché era per forza una zona mista, se c'hai Baresi che ha marcato a uomo fino all'arrivo di Tacchi, che sono tutto così bravo, ma che va messa a prescindere dal tuo volere, diciamo, di dire Parigi. E infatti sarà non bene così. Per quanto riguarda la marcatura zona, ti faccio perfetto, io non sono assolutamente d'accordo. Per me è uno dei problemi, non il solo, per esempio la Sergio Ramos la prendi del macchia uomo e la prendi della macchia zona. Sergio Ramos è mostruoso. Beh. Che ti salta addosso, è lui che è bravo. Sono anche d'accordo su Stari che dice non li posso allungare. Certo, ovviamente il piano fisico conta, però da dire che Mario Lui ha voluto lui e Mario Lui non arriva nel 70, quindi questo è quello, diciamo. Secondo me dovremmo aumentare un attimino i centimetri, non sono d'accordo con quelli che dicono che non servono i centimetri. Il calcio resta uno sport, e come tutti gli sport, per quanto possa essere di classe sofisticato, è fatto con il fisico, quindi un fisico fatto bene, ben piazzato, è ovviamente più utile che un fisico mingherlino e poco tormento. Di certo questo nei calci piazzati conta molto. Possiamo filosofeggiare quanto vogliamo, ma se hai una squadra di giocatori che non superano il 70, ovviamente se il tipo di calci piazzati sarà fortissimo sull'uomo, sarà fortissimo sul movimento. Però ci pensate ovviamente un lavoro che devi fare in maniera diversa. Sono pienamente d'accordo. D'altronde, se vuoi migliorare, se vuoi vincere qualche cosa, devi andare a vedere anche, come si dice, il pelo nell'uovo in qualsiasi cosa, ma non in maniera magari estenuante, ma è chiaro che insomma tutto dipende da uno che cosa vuole fare nella vita. Il Napoli vuole vincere, deve superare tutti gli scogli che si pareranno davanti da qui fino al termine della stagione stessa. Leo, senti, io ti conosco come un ottimo, diciamo, talent scout, ecco. comunque sei veramente diciamo attento a questo aspetto. Nel caso di Neymar non c'è niente più da scoprire, sappiamo benissimo che è decisamente un talento, non so se vale la cifra pagata dall'emiro del Paris Saint Germain, ma ti ha impressionato questo cambio epocale? È davvero così impressionante, ce lo ricorderemo davvero per tanto tempo. E poi ti chiedo anche un giudizio su un giocatore che era un po' sparito dai radar, è un talentino del Borussia Dortmund, Emre Mor, anzi è accostato un po' timidamente al Napoli. Ti chiedo che calciatore è, che se può tornare utile oltre allo stesso Napoli a qualche italiana. Emre Mor è un calciatore che secondo me ha potenziale straordinario, e penso che il Borussia Dortmund non se ne priverà facilmente. Con Dembélé
praticamente le ali possibilmente più forti in Europa nel prossimo futuro. Dembélé Moore non penso se ne arriverà, infatti io non credo. Tanta roba. Magari più uno per attenzione in prestito, magari anche la Fiorentina, però non penso al Napoli, che potrebbe essere potenzialmente una superstar in Champions League. Mm-hmm. E soprattutto conoscendo la politica dei trasferimenti del Napoli, non penso che il Borussia permetterà al Napoli di prendere un giocatore come Moria. Alla Fiorentina magari sì, questo deve far piacere secondo me al Napoli, perché vuol dire che ci stiamo imponendo a livello internazionale. Mm-hmm. Sono d'accordo. Per quanto sì. riguarda Neymar, per me il giocatore più forte del mondo dopo Messi e Ronaldo, perché sono ottima categoria, ancora superiore a Neymar, questo la certifica. Per me ci sarà un prima e un dopo Neymar dal punto di vista tecnico, e ora ci sarà un prima e un dopo Neymar anche dal punto di vista economico, perché penso che sarebbe finanziario a questo punto sia una barriera del tutto inutile alle squadre di calcio, che si può girare in maniera così semplice. Neymar rivale quei soldi, secondo me ne vale anche di più. Sono d'accordo con Giuseppe Mourinho quando si dice che gli hanno fatto questa domanda e gli ho risposto: Neymar rivale quei soldi, il problema del calciomercato è quando ne fai 70 per uno che non li vale. Assolutamente con lui, per me Neymar vale gli 120 milioni, considerate che li vale per quello che può portare, nel senso non parlo di sponsor, parlo proprio a livello calcistico. Se il giro in finale ha recuperato 120 milioni, quindi vuol dire che il giro in finale ha ammortizzato quasi il 50% del trasferimento. Una macchina da gol e da soldi praticamente. Una macchina da gol e da soldi praticamente. Esatto. Siamo parlando solo dal punto di vista sportivo, quindi legato ai risultati. Se il Genoa in finale, se non ci vai, se vai in finale un paio di volte nei prossimi 5 anni, perché penso che almeno 5 anni ci resta, potremmo gli ammortizzati li anche guadagnati quei soldi, quindi li vale assolutamente. Ma è uno che può portare da solo una squadra nel finale di Champions League, secondo me è un giocatore straordinario, secondo me ha fatto dal punto di vista sportivo la sua migliore scelta. Tutto rispetto del Barcellona, è una squadra che io adoro per la filosofia di gioco e di scouting, appunto, come ricordavi tu, Neymar disperato dal peso di Leo Messi potrebbe diventare una macchina da guerra che può insidiare anche il trono di Leo Messi, di Cristiano Ronaldo. Il prossimo anno sarà interessante vedere, quindi non il pallone d'oro 2017, ma il pallone d'oro 2018, a chi andrà, anche da un punto di vista economico, perché il PSG ha speso tutti i soldi, la tua pelle ieri era verde, oro e blu, quindi i tre colori del Brasile. Sappiamo anche che il France Football è un giornale particolarmente di parte con i francesi, che c'era in Francia, potrebbe diventare un pericolo per quei due, non so quanto in maniera negativa, perché comunque sono 10 anni che vincono Cristiano Ronaldo e Messi. Considerate che l'ultimo pallone d'oro, che non era di uno dei due, era di Carto Cacà, ormai è un ex giocatore, è veramente un'eternità. Il fatto che Carto Cacà fosse l'ultimo pallone d'oro, non portoghese argentino. Questa dice lunga sul potere di questi due. Neymar può assolutamente prendere l'eredità e vincere il pallone d'oro per i prossimi 5 anni. Mamma mia, il suo pensiero. Io sono molto giovane, tu quanti anni hai? Che anno sei, Raffaele? 25. Quindi sei 92? Yes. Come me, e Neymar è 92, quanto è anche giovane comunque. Beh, insomma, l'autostima mia sta scendendo in maniera vertiginosa, quindi ma quella di Neymar invece sarà tanta dopo questo ricco... e nuova avventura in terra parigina. Bah, vedremo un pochettino. Effettivamente il solo pensiero di vincere 5 palloni di fila, 5 palloni d'oro di fila, beh, non è propriamente malvagia come cosa, dai. Oh, appunto, questo dico, potrebbe diventare veramente tutto d'arrivo incredibile, senza contare che può fare la storia del PSG. Ed è bello secondo me anche il fatto che Ronaldinho, che è forse il suo padrino, passò dal PSG a Barcellona ed è passato dal Barcellona a PSG. Mamma mia, che memoria che c'hai, caro mio, corsi e ricorsi storici sotto questo punto di vista. E beh, d'altronde il pallone ci riserva sempre tante sorprese, non solo su quel magico rettangolo verde, ma anche con quei altri rettangoli verdi, detti volgarmente soldi. Vedi, insomma, ce l'ho fatta a fare questo binomio, non so come, ma ce l'ho fatta, vabbè.
Caro Leo, prima di salutarti e ringraziarti, ricordiamo, ecco, come è possibile seguire, oltre che Teleclub, chiaramente, Club Napoli All News. Sì, E Club i tuoi Napoli All News pareri, chiaramente, no? Visto che ci siamo. ripartirà il 19 agosto. Stiamo lavorando anche per fare una puntata speciale durante la Champions League, ma restate connessi tramite la pagina Club Napoli dell'Italia per scoprire il futuro della trasmissione. Potete seguirci tranquillamente sia sulla pagina, appunto, perché saremo sempre in streaming sulla pagina della trasmissione, sia su YouTube al canale Club Napoli All News. Faremo sempre la diretta in streaming su YouTube. Perfetto, per quanto riguarda i tuoi iscritti, ecco, insomma, dove potremmo anche leggerti, oltre che chiaramente su Facebook. Domani con Cronache di Napoli uscirà il mercato del Benevento, che sta muovendo molto bene, ma devi fare tanto per trovare una soluzione al livello della squadra, che secondo me è troppo basso. Potete poi trovarmi ovviamente su Io c'ho un pulito, che è l'inserto sportivo del Fatto Quotidiano, ed ancora sul sito dell'Associazione Italiana Analisti di Performance Calcistica, IAPC, con Carmen di Chiamata, che è dove tutti noi meccanisti italiani inseriamo le nostre analisi tattiche. Perfetto, quindi mi raccomando, seguite il buon Leo e le sue avventure sui social e non solo. E quindi io sono molto contento di questa bella chiacchierata. Ci ritroveremo sicuramente molto presto. E beh, anche a te c'è un applauso riservato come minimo, doveroso. E beh, insomma, che va a concludere poi, tra l'altro, questa magnifica chiacchierata. Poi ci vedremo sicuramente quanto prima, spero anche di persona. Caro Leo, grazie di cuore. Con piacere, ciao Raffaele, un po' di tirare il portatore.